Ciao! Non so quello che stiate facendo voi, ma io sto già pensando alle vacanze. E così sono un po' tornata indietro a quello che sono state le vacanze passate, poi insomma questo anno di pandemia che le ha un po' sconvolte tutte, e mi sono ricordata, non so se vi ricordate anche voi, di quando in Corsica avevo noleggiato il SUP. Che bella esperienza che era stata, tant'è che ho detto, vabbè, guarda, quello può essere anche un motivo per mantenersi in forma. E così ecco che vi porto nel mio garage oggi per insieme testare insomma il gonfiaggio del SUP e vedere poi insomma tutto quello che c'è da mettere all'interno del SUP per potermelo portare in vacanza quest'anno. Se siete pronti, io andrei. Il SUP da portare dietro. È sempre meglio sgonfio, vabbè, giustamente, perché questo è di quelli gonfiabili e deve essere arrotolato per essere messo nell'apposita sacca laggiù. Invece quando l'ho comprato io praticamente era piegato a mo' di fazzoletto. Non va tanto bene perché si rovina, a parte lo smuovo. Allora, intanto vediamo se tutto a posto si tiene anche quello che è il gonfiaggio. Guardate che bel colore, mi fa già venire voglia di mare. Vedere che qua si stringono bene. Andiamo a prendere la nostra pompa, deve essere gonfiato a 1,05 bar. Quindi abbiamo preso anche la pompa per gonfiare apposta il SUP, per cui io dovrò andare a 15, ok? 15 PSI. Ho già paura perché mi sa che ci metto un po' a gonfiarlo. Allora facciamo una cosa, cerchiamo di gonfiarne già un pezzettino con quello che è automatico, così facciamo meno fatica e ci portiamo avanti col lavoro, come si dice. Per cui tolgo questa bocchetta, vado a prendere la pompa automatica. Direi che l'ultimo pezzo lo facciamo manuale. Naturalmente pensavo non funzionasse, perché se non si muoveva invece inizia a muoversi solo nel momento in cui è già gonfio. Ok.
accessori da utilizzare. Una borsa capiente, abbiamo il liscio, poi vi farò vedere a cosa serve. La pinna. Allora, per prima cosa vi faccio vedere la pinna in fila, così, ok? E poi c'è la chiusura. Adesso la togliamo e serve per dare stabilità. Invece vediamo che cosa serve il liscio. E il liscio serve per quando cadete in acqua, non nel mio caso perché io non cado mai. Praticamente tenere la tavola legata a voi. Prima cosa, agganciate il liscio da dietro in questa postura, ok? Fate passare il liscio in questo modo e lo chiudete. In questo senso è agganciata alla vostra tavola. Una volta che siete sulla tavola, questa parte, quella che dovete agganciare a voi, che può essere messa o al crepaccio in questo modo, altrimenti alla caviglia, dove viene più comodo. Con questo potete sia muovervi tranquillamente sulla tavola, che nel caso dovesse cadere per terra e voi siete lì che annaspate e la vostra tavola parte, naturalmente ad un certo punto si fermerà e voi potrete recuperarvela e con molta fatica salire nuovamente sulla tavola. Come fare per tirarsi in piedi? Dovete trovare la stabilità giusta. Questa è la metà della tavola. Avere l'equilibrio corretto, i piedi devono andare uno da un lato e uno dall'altro, dopodiché una volta trovata la stabilità vi tirate su. Bisogna sempre tenere le gambe un pochettino legate per avere meglio stabilità. La pagaia cosa serve? La pagaia è andare avanti, sì, perché o fate a mo' di sé così, andate avanti così, oppure usate la pagaia, che in questo caso ha dimensioni diverse e deve essere acquistata in base alla vostra altezza. Quindi la pagaia dovrà essere alta praticamente da qua fino a qua, sarà così, ok? Quindi a questa altezza la vostra pagaia sarà perfetta. Voi cosa dovrete fare? Spingere, andare avanti, prendere l'acqua, nell'acqua, spingere indietro tirandovi su e poi per portarla avanti tirerete fuori dall'acqua, la ruoterete, andrete nuovamente avanti, la infilerete nell'acqua, girate e di nuovo su. Questo è il movimento. Se poi siete stanchi, che potete fare? Intanto appoggiare la pagaia così, oppure qualcuno la tiene anche così. Potete fare una giornata di yoga, quindi seduto all'albero cercando di rimanere in equilibrio anche in acqua, oppure come farlo io e con questo vi saluto, arrivate al largo, prenderò un po' di sole. Canzone che sto studiando, sicuramente un bel modo per fare ginnastica, per viaggiare anche in mezzo all'acqua. Magari qualcuno potrebbe pagaiare per voi, puoi rimanere seduti così e farvi trasportare, che è quello che facevo io in Corsica. E insomma, vi auguro una buona giornata. Intanto penso anche alla colonna sonora da mettere in sottofondo per poi raccontarvi questo e altri viaggi. Ci vediamo come sempre su questo canale, in compagnia della musica, ma anche di viaggio.
Ciao.